Grave lutto nel mondo della letteratura spagnola. È morto infatti proprio oggi, 4 giugno 2017, a Marrakech, Juan Goytisolo. Era uno scrittore spagnolo, vincitore del premio Miguel de Cervantes del 2014. Era il più rappresentativo della nuova ola della corrente di romanzieri spagnoli di punta della nuova generazione, quella che prese coscienza di sé, del proprio mondo e della società spagnola negli anni 60. Era nato a Barcellona, pubblicò il primo libro a 25 anni di età a Parigi, dove, per così dire, visse per alcuni anni di tempo. La messa al bando dei suoi scritti durante il regime franchista lo indusse a espatriare purtroppo in territorio francese, dove approfondì in modo completo il tema della immigrazione. Vi ringrazio per il gentile ascolto, un interesse viscerale per la varietà delle culture che ci sono nel nostro pianeta, alimentato anche dalla viva esperienza di scrittore itinerante. Che significa scrittore itinerante? Molto semplice: scrittore che si sposta, non rimane sedentario in un unico luogo di vita, ma si sposta per avere più la possibilità di avere esperienze di tipo letterario e di prendere consapevolezza delle diverse realtà anche a livello, soprattutto a livello culturale. Vi ringrazio per l'ascolto. Le opere di Goytisolo sono, diciamo così, generalmente legate al tema dell'infanzia e dell'adolescenza, e sarebbero state, secondo alcuni, ma non secondo tutti, un vero e proprio atto duro di accusa nei confronti del regime di Francisco Franco e alla classe dirigente della Spagna. Vi ringrazio per l'ascolto, ripeto, nacque a Barcellona, ripeto nuovamente, il 6 gennaio del 31, muore a Marrakech il 4 giugno del 2017, quindi di oggi. Il video termina qua. Juan Goytisolo riposa in pace. Amen.